Pellegrini, Dybala, primo pallone toccato, la diagonale vincente che toglie la Roma dall'ansia, 1-0 Dybala Musk. Ma sì, lo vanno a cercare perché è in un periodo di forma straordinario, la qualità non si discute mai. Il secondo pallone toccato perché aveva iniziato lui questa azione. Pellegrini lo va a cercare con questa palla dietro, non la prende bene, non la prende come vorrebbe, ma si infila all'angolino basso. Impatto col match decisamente positivo per Paulo Dybala. Un minuto. Era un periodo di fa, anche a Empoli ha giocato benissimo, è quello che nella Roma probabilmente sta meglio, no? Fisicamente, mentalmente, perché poi qui devi rischiare anche un tiro, qui va, vedi, Pellegrini va a fare questo taglio, lo vede, lo sente e lui tira di prima. Copre Lingman, Zaniolo lo salta secco, Lingman ha evidenti difficoltà e poi di sponda la Roma trova il gol del 2-0, l'iniziativa è di Zaniolo, ma sul tabellino ci finisce Pellegrini di pancia. Il gol si fa in tutte le maniere, basta che finisce dentro, basta che la palla va dentro, a me hanno sempre detto così, e quindi su questo rimpallo io credo che, come inizio anno, Zaniolo renda di più a sinistra sotto tanti punti di vista, perché secondo me quando gioca sulla destra viene dentro, si incaponisce, cerca il tiro, invece sulla sinistra è molto più lucido e qui fa una grande giocata, si posiziona bene largo dall'avversario, nell'uno contro uno non puoi mai prenderlo e mette la palla giusta. Anche il vantaggio di trovarsi di fronte Lingman, che ha tutt'altre qualità, corpo messo così, e poi Pellegrini segue l'azione, quasi non se la sente di esultare, ma intanto è 2-0. Zaniolo dentro per Belotti sulla cresta, 3-0. È lì dentro l'area di rigore, ancora movimento perfetto di Zaniolo che va a prendersi quella profondità. Ho detto che in quel ruolo secondo me si muove meglio, la mette dentro di prima, lui è nella posizione giusta e fa gol. Dopo aver generato il gol di Pellegrini, Zaniolo manda in porta anche Belotti nella serata del suo ritorno, e Belotti timbra a porta vuota e si prende l'urlo dell'Olimpico. Credo grande emozione per Belotti, comunque ne ha fatti tanti in carriera di gol, però primo gol. Francisco.